Nelle puntate precedenti. Tutti, mi chiamo Marco Bianchi e non ho ancora capito cosa voglio fare da grande. Non ho le palle! Perché in fondo, l'unica cosa che ci cambia veramente la vita è il caso. I believe in the better day. Ho scordato lo zaino, porco! Voglio dirti che sei una maleducata. Sei una cafona. Direttamente da Shanghai per una nuova puntata di Una vita con un cretino. Cioè, volevo dire, break your book! Come avete notato, sto abbastanza male. Potrebbe essere Covid? Potrebbe. Ma tanto io non mi tampono. E sapete perché non mi tampono? Avete mai notato la diretta correlazione tra chi è risultato positivo al Covid e chi si è sottoposto al tampone? Non potrebbe essere proprio il tampone ad attaccarti il Covid? Io questo rischio non voglio correrlo e quindi non mi tampono. Senti figlio, smettila di dire cazzate, per favore. E non te ne andare in giro di come un deficiente, perché se stai male devi startene chiuso in casa a riposarti. Il capodanno cinese in Cina, wow, se mi avessero detto che mi sarei ritrovato a vivere il capodanno cinese in Cina, sapete cosa avrei risposto? E che cazzo è il capodanno cinese? Non è un capodanno normale, no, è una festa diversa. Innanzitutto è chiamato capodanno cinese erroneamente da noi, si chiama festa di primavera e poi non so nient'altro, quindi devo andare a studiare, studio e vi faccio sapere. Per i cinesi questa festa è un po' come il nostro Natale e quindi la città si svuota completamente perché molti di loro fanno rientro a casa alla propria famiglia. Decido allora di andare allo Yew Garden, il posto più caratteristico qui a Shanghai dove trascorrerlo. Eccomi arrivato finalmente allo Yew Garden, uno dei giardini più famosi della città perché all'interno è presente uno dei templi più antichi di tutta la città. Ripetuto città! Vabbè, l'ho già fatto 100 volte, quindi vado avanti. Perché è famoso questo posto? Perché durante la famosa festa di primavera, comunemente nota Capodanno cinese per noi, le famiglie e tutte le persone si ritrovano qui per festeggiarlo, celebrarlo insieme, divertirsi. Cosa fa uno al Capodanno? La stessa cosa che fanno a noi. Si ubriacano, si divertono, si balla, fiesta tutta la noce. Come avrete visto, è impossibile non notare che la città è piena di conigli. Non è vero, tu non l'avevi notato. Vabbè, io non l'avevo notato in effetti, ho cercato su internet, non capivo perché c'erano tutti sti cazzo di conigli. E perché ci sono così tanti conigli? Perché quest'anno è proprio l'anno del coniglio. Succede all'anno della tigre, l'anno del coniglio d'acqua. Ma cosa significa? Il coniglio d'acqua è un animale dolce e rispettoso, tranquillo e fortunato. Ed è un monito per tutti gli altri segni. Non procrastinate le vostre scelte e agite per inseguire i vostri sogni e realizzare i vostri desideri. Praticamente sembra essere fatta apposta per me, no? Scende la notte ed è qui che inizia la magia dello Yew Garden. Siamo in fila con 3 miliardi di cinesi e adesso vi faccio vedere che bel posto di sera. Allora, manca pochissimo, ce l'abbiamo quasi fatta, coda interminabile, i cinesi spingono come delle bestie, ma adesso vi faccio vedere quanta ne valsa la pena. Allora, spero che vi sia piaciuto perché ho dovuto lottare come una bestia per riuscire a fare quei video e non ho visto niente, non mi sono goduto niente. No, scherzo, dai, è molto bello, però i cinesi sono satanati. E sono anche degli scopatori di rane, che, vabbè, in fin dei conti si mangiano anche da noi.
Decido allora di spostarmi e di dirigermi in un altro posto, anche perché, ad essere sincero, stavano chiudendo e mi hanno cacciato. Questo è il lungo fiume di Shanghai, il Bund. Guardate quanta gente. Altro che città deserta. Mi sa tanto che questa sera si fa fiesta tutta la noce come immaginavo. E poi, guardate che spettacolo. Tutto illuminato. Davvero stupendo. Manca un'ora alla mezzanotte e poi sarà nuovo anno per i cinesi. Shanghai, una delle città più popolose del pianeta con i suoi quasi 27 milioni di abitanti, sta per esplodere come una bomba ad orologeria. O meglio, è quello che pensavo, invece guardate. Questa è una delle vie principali del centro, praticamente deserta. Non c'è più nessuno in giro. Quindi adesso mi restano solamente due alternative da percorrere. La prima, tornare in ostello, mettermi nell'oculo e non dormire perché c'è il ragazzo cinese che russa come un maiale e quello del Commonwealth che non si lava i piedi dal 2018, oppure andare in un pub di soli cinesi con il karaoke cinese ad aspettare la mezzanotte. Volete sapere cosa è successo? Sono entrato nel pub e mi hanno cacciato. Hanno girato il cartello da aperto a chiuso. E quando ho chiesto la motivazione, sapete cosa hanno risposto? Perché tanto non ho capito niente, in cinese parlano, non vogliono parlare inglese. Mentre cerco un bar incontro un senza tetto che mi fa scoprire che a Shanghai è possibile pagarli anche con il cellulare. Alla fine trovo un bar dove festeggiare la mezzanotte, seppur siamo solo io e altri due sfigati. Cioè, mi sono fatto due birre e sono ubriaco marcio. Meglio se vado a dormire, va. Dormire, con quello che russa. Sono stanco morto e sono quasi arrivato in ostello, quindi alla prossima puntata. Ho scordato lo zaino, porco! Zaino, ritrovato? Ok, ci vediamo domani? È meglio, sì. Complici anche le due birre però, prima di dormire voglio togliermi un sassolino dalla scarpa, perché questa ragazza qui si è sempre comportata in maniera davvero scortese con me. Voglio dirti che sei una maleducata. Sei una cafona. Sì, come goto, la mini longboard è tornata, oddio! 100 euro spesi benissimo. Oddio, avvocato, benissimo. Vabbè, non benissimo, potevo spenderli meglio, però ho comunque la mini longboard e sto tornando, quindi sto godendo.